Coronavirus e solidarietà, un connubio che non è mancato neanche lo scorso anno, sia durante il lockdown che nelle fasi successive dell'emergenza sanitaria. La pandemia di Covid-19 ha cambiato le nostre vite, ci ha fatto preoccupare e piangere per la perdita dei cari. Ha cambiato anche la mole di lavoro e le modalità con le quali i sanitari hanno accolto e curato i pazienti. Nel centro trasfusionale dell'ospedale Santa Croce l'attività è sempre stata garantita e la risposta dei fanesi è stata straordinaria. 4.207 donazioni, sono tantissime considerando il periodo che abbiamo vissuto e il nostro grazie viene dal cuore. Abbiamo aggiunto una parola su questo manifesto, plasma iperimmune, è una novità, speriamo che sia una novità positiva per tanti malati perché il plasma guarisce. Progetti? Progetti, nell'ultimo consiglio direttivo abbiamo messo in campo i progetti chiave dell'Avis che ci hanno dato tante soddisfazioni, sono quelli con la scuola, quelli con lo sport. Appena le condizioni saranno idonee ci attiveremo per iniziare alla grande, perché i donatori meritano questo nostro riconoscimento, ma i progetti sono anche ogni giorno i donatori che si recano al centro trasfusionale attraverso la chiamata che la nostra segreteria effettua e la risposta è veramente positiva. C'è stato però un grande sforzo da parte vostra e dei sanitari. Sì, noi ci siamo dati da fare, abbiamo dato il meglio di noi stessi in collaborazione col centro trasfusionale con cui abbiamo un rapporto ottimo, ma la parola che contraddistingue questa nostra opera di volontariato è insieme. Da soli non saremmo riusciti a fare nulla, insieme noi, i donatori e tutta la città, la sensibilità e il grande cuore ci ha portato a questo risultato. E Avis Fano ha lanciato anche un'iniziativa legata a questo manifesto di 6 metri per 3 affisso alla stazione ferroviaria. I donatori potranno scattarsi una foto davanti al cartellone e scrivere uno slogan. Il più originale verrà premiato. Lo slogan ovviamente deve essere un invito e un appello alla donazione del sangue e del plasma. Il contest parte da lunedì 22 febbraio. Fino a quando il manifesto, per motivi di atmosferici climatici, non si rovinerà. Quindi invitiamo tutti quanti a partecipare a questo piccolo contest, taggando ovviamente la nostra pagina Facebook Avis Fano TV, e poi dopo noi riusciremo ovviamente a far capire, ecco, chi sarà il fortunato vincitore, che avrà un premio bellissimo ma che al momento non vogliamo svelare. Grazie!